Senti Massimiliano, allora in questo momento c'è un'amministrazione comunale che dovrebbe avere i numeri per reggere diciamo, per tutto il mandato elettorale e alla quale facciamo anche gli auguri che possa lavorare bene per la città. Però a qualsiasi amministrazione serve una buona maggioranza, serve anche una buona opposizione che faccia il suo lavoro di opposizione, non solo di critica, ma anche di proposta e comunque di verifica di quello che fa la maggioranza. Considerati i presupposti che ci sono adesso in Lega e anche all'interno del PDL, parliamoci chiaro, ci sono i problemi, voglio dire, insomma, non è tutto rose e fiori. Alla luce di quello che è successo in Lega e nel PDL, tu cosa ne pensi? C'è la possibilità di trovare il modo di mettersi in linea e quindi eventualmente per il prossimo mandato elettorale tornare a essere la guida di questa città? Beh, penso che questa situazione, se c'è qualcuno che sta brindando, sia proprio l'opposizione, cioè l'ex opposizione è oggi maggioranza nella città, il sindaco e tutte le persone che lo sostengono. Per quanto io abbia un grande rispetto per il nostro sindaco Casson, perché è un amico oltre che un politico, ritengo che la città di Chioggia avrebbe meritato di essere governata più da un centrodestra che da un centrosinistra, però la gente ha chiaramente votato dall'altra parte, noi siamo democratici e rispettiamo quello che gli elettori hanno deciso. In questo momento è difficile valutare come fare opposizione perché è completamente sfasciata. Io non posso parlare a nome della Lega Nord perché sono stato sospeso dal partito per 3 mesi. Le motivazioni me le dovranno ben spiegare perché sono stato sospeso perché ho parlato sui giornali, ma quando sulla stampa qualcuno mi va a dire che io sono l'assessore più assenteista della giunta, quando in realtà ero uno dei più presenti con tanto di documentazione alla mano, quando dicono che sono stato l'assessore più spendaccione, quando in realtà non ho speso assolutamente niente tranne 1.300 euro in un anno con tanto di documenti alla mano documentabili, è chiaro che io mi devo difendere e io dico sempre attraverso stampa quello che sono le cose che devo dire, cioè praticamente vado a difendere la mia posizione però con documenti alla mano, non solo con sentiti dire. E dunque mi hanno sospeso perché dicono che io non dovevo andare sulla stampa. Se nessuno andava sulla stampa non sarei andato neanche io. Ecco, questo è quello che io penso. Dunque l'opposizione in questo momento è difficile tra le varie componenti dei partiti, è difficile anche nel PDL perché chi comanda il PDL oggi a Chioggia è una corrente che è quella di Teso che è assolutamente contrapposta a quella di Dalla Tor, dunque anche nel PDL non è che ci siano delle situazioni molto chiare. Nella Lega sapete bene quello che sta succedendo, rimaniamo tutti nello stesso gruppo, adesso si vedrà chi farà il capogruppo, perché chiaramente dovrà essere votata la mia estromissione a capogruppo della Lega Nord e poi. Fortunatamente l'amministrazione di sinistra ha appena iniziato il suo lavoro e io posso dire anche che si vede già che non hanno avuto il coraggio di prendere delle posizioni che sarebbe stato opportuno prendessero, soprattutto a difesa del turismo, di un certo tipo di turismo che oggi la sottomarina è completamente sparito, si sono riversati ancora tutti a Jesolo, ma io lo dicevo ancora in tempi non sospetti e nessuno mi ascoltava, adesso tutti si stanno lamentando che i giovani non vengono più a sottomarina. Dunque avevo chiesto al sindaco Casson di prendere anche lui appunto, una posizione decisa su questo, ero contento che si fosse tenuto lui la delega sul turismo proprio perché volevo capire quello che il sindaco voleva fare da questo punto di vista, ho capito bene che non ha avuto il coraggio di prendere delle posizioni, beh, adesso cominciamo. La realtà è che anche tra di noi dobbiamo metterci d'accordo e in questo momento secondo me l'amministrazione comunale sta vivendo sonni assolutamente tranquilli. Grazie Massimiliano, auguri Grazie, sai. ciao, grazie. Ciao.